Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere un argomento molto molto carino. Parliamo dell'area di un segmento parabolico e mi direte che cosa c'è di carino in questa cosa. La cosa bella è che ci sono ben due modi per risolvere questo tipo di esercizi e sono due formulette molto molto semplici. Innanzitutto, che cos'è un segmento parabolico? È più difficile a dirlo che a farvelo vedere, quindi vi ho fatto un disegno. Abbiamo una parabola con la concavità o rivolta verso l'alto o rivolta verso il basso, non ci interessa, e una retta che la interseca in ben due punti, quindi una retta secante. Trovare l'area del segmento parabolico significa trovare l'area di questa regione in rosa. Esistono due modi, due formule per poter risolvere questo tipo di esercizi. Se fate lo scientifico, sicuramente in classe avrete visto entrambe. Se fate un professionale, sicuramente avrete visto la prima. Come sempre, partiamo da un esercizio pratico. Prima uno facile e poi vedremo uno difficile. Abbiamo questa parabola e ci viene chiesto di trovare l'area del segmento parabolico che si forma con l'asse X. Il mio consiglio è di fare sempre il disegno. Ormai, se avete visto il primo video di questa playlist parabole, sapete bene che per fare il disegno abbiamo bisogno di tre informazioni. Informazione numero uno, il vertice. Ormai siete bravi, quindi trovatelo da soli. Mettete stop e confrontate il risultato con il mio. Dovrebbe esservi venuto 0-2. Se non vi torna, andate a recuperare il video dove vi facevo vedere tutti i passaggi. Seconda cosa, andiamo a vedere le intersezioni con l'asse delle X, ovvero andiamo a risolvere questo sistema. Chiaramente lo risolviamo col metodo di sostituzione mettendo 0 al posto di Y. Ormai siamo diventati bravi, per cui da qui a qui ho fatto due passaggi. Ho posto 0 al posto di Y e ho fatto anche l'MCM che è 2, e quindi qua diventa 4 e qua rimane 1 che non l'ho scritto. Questa è un'equazione di secondo grado pura, porto il termine noto al secondo membro cambiando di segno e le due soluzioni sono più o meno 2. Ho trovato così le due intersezioni con l'asse delle X, A di coordinate 2,0, B di coordinate meno 2,0. Ultima informazione, dobbiamo vedere la concavità, ovvero il coefficiente che c'è davanti a X alla seconda. È un mezzo, cioè positivo, quindi la parabola è felice. Con queste tre informazioni, vertice, intersezioni con l'asse X e concavità, siamo in grado di disegnare la nostra parabola nel piano cartesiano. Questa è la parabola. Il vertice è questo qua, la concavità è rivolta verso l'alto e A e B sono i due punti di intersezione. Dobbiamo trovare l'area del segmento parabolico che si viene a formare dall'intersezione della parabola con l'asse delle X, ovvero questa regione qui. Secondo il teorema di Archimede, l'area di un segmento parabolico equivale a 2/3 l'area di questo rettangolo A', B'. Ma come ho fatto a tracciare questo rettangolo? Molto semplice. La prima cosa che dovete fare è, devo tracciare questa retta rossa in modo che sia parallela ad AB e sia tangente alla parabola. Dopodiché traccio le proiezioni da A sulla retta per trovare gli altri due punti, A' e B'. Ora, l'area di un rettangolo è base per altezza, quindi per trovare quest'area qui dobbiamo trovare la base AB, le coordinate ce le abbiamo e quindi AB è lungo 4, perché meno per meno fa più 2, 2 più 2 è 4. Se non vi torna questo calcolo, io vi ricordo che la distanza tra due punti in un piano cartesiano l'abbiamo già visto nella playlist piano cartesiano, quindi se avete dei dubbi andate a rivedere con calma quel tipo di esercizi. Ora dobbiamo trovare l'altezza, ovvero A'. A ce l'ho. A' che coordinate ha? Molto semplice, avrà la stessa x di A, meno 2. Scusate, mi sono accorta ora che nel disegno ho invertito A con B, quindi per precisione invertiamo qua. B è quello con la x uguale a 2 e A è quello con la x uguale a meno 2. Dicevamo, A' ha la stessa x di A, quindi meno 2, lo vediamo dal grafico. Ecco perché vi dicevo che è molto utile fare sempre il disegno. E la y è la stessa della y del vertice, quindi meno 2. Per trovare la distanza A', basta calcolare la differenza delle y, perché se vi ricordate, quando hanno la stessa x basta fare il valore assoluto della differenza delle y, proprio come abbiamo fatto con AB, che invece avevano la stessa y. Il valore assoluto di meno 2 è 2, perché vi ricordo basta togliere il segno meno. Ora che abbiamo base e altezza, andiamo a trovare l'area del rettangolo. 4 per 2, 8. Quindi siamo in grado di trovare l'area
l'area del segmento parabolico. Applicando la formula, l'area è 2 terzi dell'area del rettangolo, ovvero 16 terzi. Questo era il primo modo, cioè con il teorema di Archimede. La seconda formula che molto probabilmente avete fatto è questa. Non lasciatevi spaventare dalle lettere, applichiamola insieme. A che cos'è? È il coefficiente di x alla seconda della parabola, quindi nel nostro caso è 1/2. Xb meno xa sono rispettivamente le coordinate x del punto A e del punto B, quindi nel nostro caso 2 meno, attenzione, meno 2, quindi per il prodotto dei segni più 2. Applicando questa seconda formula dovremmo ottenere 16 terzi. Vediamo un po'. Qui abbiamo meno per meno più 2, quindi qui dentro abbiamo 4, che elevato alla terza fa 64. 64 diviso 2 fa 32. 32 e 6 si possono dividere entrambi per 2. Sopra al numeratore viene 16 e sotto 6 diviso 2 3. Abbiamo ottenuto anche con questa seconda formula il valore 16 terzi. Per cui, a vostro piacere, scegliete se trovare l'area del segmento parabolico con la prima formula o con la seconda. Come sempre andiamo a vedere un esercizio un pochino più difficile. Ora andiamo a trovare l'area del segmento parabolico che si forma dall'intersezione di questa parabola con questa retta. La prima cosa che dobbiamo fare è trovare i due punti di intersezione. Intersezione, in matematica, parola magica, dobbiamo fare il sistema tra retta e parabola. Lo risolviamo col metodo di sostituzione, ovvero ricopio la seconda equazione e nella prima al posto di y metto questa quantità. Ci concentriamo sulla prima perché è un'equazione di secondo grado nell'incognita x. Vado a portare tutto al secondo membro, qui mi rendo conto che 1 e 1 a destra e a sinistra se ne vanno. Meno 2x, meno x, perché portato di qua lui diventa meno x, fa meno 3x. Questa è un'equazione di secondo grado spuria. Voi sapete bene che le equazioni spurie si risolvono raccogliendo a fattor comune x e applicando la legge di annullamento del prodotto, che consiste nel porre uguale a 0 i due fattori. Trovo così che i due punti di intersezione tra retta e parabola hanno coordinate x uguale a 0 e x uguale a 3. Ritorniamo al mio sistema, ne scrivo 2 perché ho trovato due soluzioni. Se x è uguale a 0 vado a recuperare l'equazione che fino adesso avevo lasciato in disparte, questa, e al posto di x metto 0, quindi trovo y uguale 1. Se x uguale a 3, 3 più 1, y è uguale a 4. I due punti di intersezione hanno coordinate A, 0, 1, B, 3, 4. Ora, per risolvere questo esercizio, possiamo applicare le due formule che abbiamo visto. In questo caso, per velocità, io uso la seconda. Perché? Perché abbiamo una parabola che, senza farla con precisione, è di questo tipo, con cavità rivolta verso l'alto. Una retta che interseca la parabola in due punti AB e invece di trovare l'area del rettangolo che si viene a formare in questo modo, in questo caso faccio prima a utilizzare la seconda formula perché le coordinate di A e B le ho trovate. Quindi ho un sesto per A, da noi A vale 1, per XB meno XA, ovvero 3 meno 0. Tutto elevato alla terza, 3 alla terza 27 sesti. Si possono dividere entrambi per 3 e trovo così che l'area del segmento parabolico è 9 mezzi. Carino, vero? Fatemi sapere quale delle due formule preferite. Io come sempre mi rifiuto di farvele imparare a memoria. L'importante è sapere che esistono due formule e utilizzarle all'occorrenza negli esercizi in base a quale vi è più conveniente a livello di calcoli. Ormai conoscete il mio modus operandi, sapete bene che alla fine di ogni video lezione vi propongo sempre un po' di esercizi per allenarvi, per cui dopo aver visto me, dopo aver capito tutti i passaggi, ora tocca a voi allenarvi e fare pratica. Fate più esercizi possibili, vedrete che prenderete confidenza sempre di più con la parabola. Ed eccoci qua, siamo arrivati alla fine. Io spero che siate riusciti a capire tutti i passaggi, ma soprattutto che siate riusciti a fare più esercizi possibili. Ricordatevi di attivare la campanella in modo tale che nei prossimi giorni vi arriverà una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video sulla parabola. Argomento che questa volta avete scelto voi nel sondaggio che abbiamo aperto nella nostra community. Mettete un like e passate parola se conoscete qualcuno a cui pensate possa essere utile questo video. Seguitemi anche negli altri social. Mi trovate su Instagram, Facebook e TikTok. Io vi saluto e vi lascio con il mio motto. Se non siete ancora bravi in matematica è perché ancora nessuno ve lo ha insegnato.